Molto corto ai quattro relatori. Io ho chiesto la parola intanto perché sono del palco, quindi mi faccio fucilare il pubblico in quanto eremita della serata, e volevo dire giusto due cose. Io sono d'accordo con quello che ha detto Simonetta rispetto al fatto che noi dobbiamo ricostruire un collettivo a un partito, e l'ho motivato rispetto all'idea di io della politica dell'Emilia Romagna. Dico, francamente non credo che, se anche abbiamo posizioni diverse su mozioni nazionali, non dobbiamo lavorare perché ci sia un partito e un senso sulla politica. Io non penso che questa sia una cosa distante. Penso però che noi ci dobbiamo dire la verità, e che se fosse semplicemente una questione identitaria e fosse semplicemente una questione di che a sinistra non c'è un altro candidato più forte di Matteo Renzi, ragazzi, ce l'avevamo uno identitario, bravissimo, a cui vogliamo tanto bene. Non abbiamo vinto le elezioni e abbiamo visto cos'è arrivato dopo. Quindi io dico, attenzione a bastare a noi stessi. Poi a livello nazionale si può migliorare. Bisogna coltivare un'idea diversa di politica e di partito, e io penso che noi possiamo dare un grande contributo a livello nazionale, ma qui la questione non è esportare modello emiliano o farci massacrare da un pensiero unico. Forse possiamo anche cambiare il nostro modo di fare politica nel nostro territorio. Forse potremmo partire dal fatto che dobbiamo innovare, cambiare noi, riconquistare noi un rapporto di fiducia con i nostri cittadini, perché bisogna dare l'esempio. Noi in comune abbiamo provato a darlo, penso che amministratori come Simonetta provino a farlo quotidianamente. Non è solo una questione di congresso permanente. Quello che ho provato a dire stasera è che è anche un carico nostro di responsabilità come amministratore. Forse parlo più da amministratore che in questo momento da iscritto, da componente della direzione, però credo che la nostra fetta ce la dobbiamo prendere. Poi dopo io ci sto al confronto e al dibattito su le altre cose che voglio fare. Un punto lo voglio chiarire perché è stato sollevato da qualcuno, lo dico perché è uscito oggi sul giornale. Non c'è, e penso di essere abbastanza, come dire, a conoscenza di quello che pensa il sindaco di Bologna, non c'è nessun luogo dove si siano chiusi in 5, almeno in quel luogo non c'era il sindaco di Bologna, per decidere cosa si deve fare al congresso e chi bisogna candidare. Questo lo posso dire tranquillamente. Penso che Virginio in questo momento voglia lavorare perché ci sia un partito, perché ci sia un progetto per il 2016, e non certo per decidere adesso in testa a tutti chi bisogna candidare. Credo che pensi quello che ho detto io stasera, cioè che bisogna ricostruire un collettivo e lavorare. Quindi lo dico perché, siccome sento dei ronzii che in questi giorni sono passati, almeno sulla persona con cui lavoro, di cui ho fiducia, vorrei chiarire questo aspetto. Questa cosa non esiste. Dopodiché si farà una discussione, io spero, come ha auspicato Simonetta, prima che sui nomi, sui contenuti, e partirei davvero dal tema della formazione politica, so che qui ci tengono in tanti. Noi abbiamo un partito che ha forse 9.000 iscritti sul nostro territorio, va da Spagna. Sotto i 35 anni iscritti saranno 200 persone. Io partirei da questo dato. Che quelle 200 persone sono persone che o sono in consiglio comunale o sono assessori o hanno degli incarichi. Bisogna che noi ricostruiamo un collettivo a partire anche dalle giovani generazioni. Questo vuol dire aprirsi, costruire dei percorsi di formazione e pensare anche a quello che è diverso da noi. Perché un partito che ha 9.000 iscritti, anche a Bologna e in Emilia Romagna, con 200 under 35, non va da nessuna parte. Poi possiamo parlare di bilancio commerciale, di cinesi, tutti i dibattiti che vogliamo, e io ci sto e sto qua fino a domani mattina, ma se noi non ripartiamo da lì, secondo me, di prospettiva non ne abbiamo.